Radio Radicale, siamo con Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, per alla presentazione del simbolo La Sinistra in vista delle elezioni europee. Allora, voi con quale obiettivo vi presentate a queste elezioni europee e sfidate l'altra sinistra oppure il sistema, l'intero sistema diciamo europeo? Beh, prima di tutto io non vedo altre sinistre in campo. Il Partito Democratico e i socialisti europei hanno governato in questo ventennio l'Europa insieme ai popolari e liberali, votando tutti i trattati europei, eleggendo i presidenti di commissione, candidano il vicer di Juncker Tindemans, cioè uno di quelli che ha strangolato la Grecia in nome degli interessi dei banchieri, a Presidente della Commissione. E noi rappresentiamo le forze che nel Parlamento europeo sono nel gruppo Rossoverde e che da sempre contrastano le politiche neoliberiste e i trattati europei, non in quanto anti-europeisti, ma in quanto trattati neoliberisti, cioè volti a indebolire il potere contrattuale di lavoratrici e lavoratori, volti a aumentare la disoccupazione per tenere bassi i salari, volti a imporre le privatizzazioni. È proprio questo status quo che ha prodotto una rivolta popolare che è andata verso destra. Io ricordo che ogni anno in Europa vengono evasi legalmente almeno 1.000 miliardi di euro. E l'estrema destra fa il gioco di questi evasori. Ricordo che in Europa ci sono sei paradisi fiscali dentro l'Unione Europea ed è stato eletto presidente dell'Unione Europea Juncker, che ne ha creato uno, quello del Lussemburgo. Allora, l'estrema destra serve a distrarre milioni di persone puntando l'odio verso gli immigrati e barconi, invece a chi ci ruba 1.000 miliardi di euro all'anno, rispetto a chi ci sta derubando dei beni comuni e dei servizi pubblici, del diritto alla salute, all'istruzione e a un progresso sociale. E per questo noi pensiamo che la nostra, che è l'unica lista della sinistra in queste elezioni, poi ci sono più Europa che rappresenta il gruppo liberale, che governa insieme a socialisti e popolari, c'è il centrodestra, noi pensiamo che la lotta sia su due fronti. Se vogliamo battere l'onda nera bisogna cambiare radicalmente le politiche europee, perché così non vanno e stanno distruggendo non solo l'integrazione europea, ma anche la democrazia e i valori di solidarietà nei nostri paesi. È preoccupato del fatto che nessuno dica nulla, diciamo, su quello che sta accadendo in Libia, mentre i due principali esponenti del governo continuano a prendersi a schiaffi in faccia? La situazione della Libia dimostra la necessità di una sinistra coerentemente pacifista e, per usare un vecchio termine, antiimperialista. Noi siamo di fronte a due scandali. Uno, la distruzione della Libia voluta e imposta da tutti i governi europei e dal governo degli Stati Uniti, con un'Italia centrodestra e centrosinistra uniti nei bombardamenti. E poi lo scandalo di Minniti, che è andato in Libia a fare gli accordi, e poi di questo governo che da un lato riporta in Italia e fa fuggire il personale dell'ENI e delle ambasciate, e dall'altro lato ci dice che è un porto sicuro per i migranti. Ecco, questo è un altro tema che noi vogliamo portare dentro la campagna elettorale, quello della guerra e della pace, del disarmo. I paesi europei si stanno impegnando per aumentare le spese militari mentre si taglia la spesa sociale, si stanno impegnando a ospitare nuove bombe nucleari e voglio ricordare che l'Italia, come gran parte degli altri paesi europei, non ha sottoscritto il trattato per la messa al bando delle armi nucleari l'anno scorso all'ONU. Allora, anche per questo c'è bisogno di una forza di sinistra che sia europeista, ma che si batta per un'Europa che sia fattore di pace con la Russia, con la Cina, nel Mediterraneo. Basta con la politica dei bombardamenti che poi ci lasciano le situazioni come la Libia, in cui davvero io inviterei a riflettere tutti coloro che in buona fede sostennero l'intervento, a riflettere sul bilancio,
di quella operazione che fu presentata per la difesa della democrazia e dei diritti umani e che ha portato invece a trasformare la Libia in una terra di nessuno in cui si scontrano eserciti eterodiretti dalle varie potenze in concorrenza tra loro. Parlano di Europa unita, ma in questo momento c'è una parte di Europa che appoggia un governo e un'altra parte d'Europa che ne appoggia un altro. E questo mostra la situazione drammatica in cui ci troviamo e per cui c'è bisogno di una sinistra che invece indichi un'altra prospettiva, quella della cooperazione tra i popoli, del disarmo. E l'Italia in questo campo ha una grande tradizione che purtroppo negli ultimi 20 anni si è andata perdendo. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie al segretario. Prego. Vorrei aggiungere ovviamente una parola. Io credo che tutti insieme, insieme a tutti i democratici, dobbiamo schierarci in questo momento e ricordare e non stancarci mai di ripetere che bisogna difendere Radio Radicale come uno spazio di democrazia e di diritti per tutte e tutti. Quindi un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ma soprattutto a chi ogni giorno fa vivere Radio Radicale. La ringrazio, grazie a Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista.